È come ci si sente andare a 250 km/h, allora. Non si vede niente. Ok. Dato. C'è sempre a guardare avanti, che se si guarda a fianco non si vede niente. E... anche perché non hai tempo di, esatto, di girarti così. No, capito? Però se, alla fine la brutta cosa è che quando inizi a farlo per 4, 5, 6 volte, poi ti ci abitui e ti sembra di andare piano. È una brutta, brutta cosa, dici? Sì, perché poi quando vai a 50 all'ora per strada ti sembra di essere... No, no, scendi a piedi esatto. E insulti quello davanti, capito? È esatto. Così che funziona. Un altro piccolo, che poi non è tanto piccolo, secondo me questa è suggerita dal papà. È vero che correndo si dimagrisce? Sì. Scusate. Non volevamo offendere, chiaramente. Guarda, ricordati. Noi ci prendiamo in giro così, eh. No, ma lo so, ma è per quello che. Ricordati, prima c'era un signore che non trovava la nostra t-shirt perché non abbiamo le 6XL, no? E allora io dicevo, ricordati che il saggio dice sotto grande sasso grande pesce, è andato via felice, capito, di queste cose qua. Quindi è vero o no? Sì, è vero. Sì, quindi tutti i papà sopra i 100 kg possono iniziare a correre da domani? Esatto. L'ultima domanda. Un'ora di gara è la miglior dieta. Un'ora di gara è meglio di proteine, dieta, sì. Una palestra, ma che niente. Chi è il pilota più forte contro il quale hai gareggiato? È qua. Beh. E perché? Direi che Leclerc, probabilmente. Che cosa dicevi? Perché cos'è la cosa che invidi lui? La macchina. Va bene, grazie per la simpatia, lo salutiamo con una... Anzi, tu stai qua che dobbiamo adesso intervistare loro, anzi puoi anche intervenire se vedi che lui dice un po' di cavolate, puoi anche dirlo, eh. Sai che mi hanno detto che tu sei pazzo in pista? Perché rischi più volte... Cioè, ti sposti all'ultimo. Questo me l'ha detto un tuo fan, uomo, era un ragazzo, però mi ha detto: è un pazzo in pista, è vero? Può essere. Intanto volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti perché hanno dimostrato un sacco di passione la domenica col caldo, bravi. Perciò, è vero, già mi state eh? Simpatici, ve lo dico. Grazie. E poi durante il weekend di gara ci divertiamo parecchio. Ora che pista c'è? Ok, la pista è incredibile, infatti adesso vi chiedo. Perché voglio sapere il tempo migliore che è stato fatto, io dopo non me ne vado di qua senza aver provato a battervi. E se non ce la faccio mando dentro Ghiotto, che lui... È vero, lui buona, ce la può fare. Bella sfida questa. Allora, Davide, ti aspettavi una stagione così di Formula 1? È già al passo? Perché devi sapere che noi quando abbiamo i nostri show, le nostre dirette, abbiamo sempre la possibilità di un passo. Ah, un passo, quindi lui si è giocato subito il bonus, subito, proprio così. Più. A dire la verità speravamo in un qualcosa di più entusiasmante dal punto di vista dei risultati e della competizione, perché se parliamo di gare abbiamo visto delle gare bellissime, soprattutto le ultime, e perciò per chi è appassionato vero come me è stato bello vivere quest'anno. Super. Ma dal punto di vista della competizione per il risultato finale del campionato, le prime 6-7 gare ci hanno un po' castrato quell'adrenalina. Castrato? L'adrenalina, Ci hanno un po' tolto quell'atmosfera da mondiale, forse. Perché arrivavamo dai test nei quali la Ferrari aveva fatto super bene. È vero. Ci aspettavamo che la Ferrari le aspettative erano altre. Potesse essere più competitiva. Ma adesso si va a Spa, poi c'è Monza, magari le vincono tutte e chi lo sa, cambia tutto. Magari possono anche forare 4-5 volte gli altri, Non è mica detto niente questa cosa qua, Quali sono state, secondo te, Fede, le sorprese più determinanti? Quelle che, le sorprese che dici, no, questa cosa ha cambiato il senso di una gara, se non addirittura del mondiale. C'è un fatto, un evento, qualcosa, il più eclatante anche da commentare, che avete fatto quest'anno? Vi viene in mente? Passi? No, ci sto pensando. Ma un evento... Nello specifico... Non so, io dico che mi ha entusiasmato un pilota come Norris, sì, che no, è arrivato giovane, non lo conosceva nessuno, nelle categorie minori era bravo ma neanche vincente perché non ha vinto campionati, si è presentato e nella griglia del Gran Premio di Francia, quando partiva sesto, c'era una tensione incredibile, mettono una musica e lui balla, è una di quelle cose che bellissimo. Dico, ma che cazzo ha per la testa quel ragazzo lì, che è in un momento cruciale della sua vita e lui gli mette la musica, no, è vero, e l'ho visto ballare, perciò stupito. Una poi cosa sorprendente, forse il Bahrain con quel problema Leclerc che non gli ha permesso di arrivare alla prima vittoria, un po' ha decretato le sorti, e
il Canada, quando c'è stato quell'episodio Vettel Hamilton, che secondo me è stato un po' una batosta psicologica per Sebastian. Vero. Brava, penalità di Vettel in quel momento in cui stava vincendo la gara, a fine gara è un po' assurdo. Luca, lì episodio più grosso. Troppo più grosso. Come ho visto la penalità? Inutile, no? Gratuita. Sì. Cioè, forse quello si è cambiato un po' le sorti secondo, anche del campionato. Al mio punto di vista, o si è sempre precisi o no. Perché se si guarda il regolamento filo per segno, la penalità ci stava. Mm-hmm. Però a questo punto andava penalizzato anche Hamilton in Germania l'anno scorso quando ha tagliato la pit lane. Quindi se sempre sai quegli episodi che sono trattati in maniera diversa. Quindi, ok, è un po' 50 e 50 si può dire, certo. No? Questo, così la vedo io. È così, è vero, ma trattati in maniera diversa, il perché? Il perché se lo chiedono un po' tutti, ci sono mille risposte. Vabbè, però l'anno prossimo ci saranno delle modifiche. Delle modifiche sia alle livelli che al regolamento. Questa cosa, secondo te, secondo voi, bloccherà il dominio Mercedes? Dici 2021 le regole? Ma quando c'è un cambio regolamentare c'è sempre qualche sorpresa. A intuito vostro? A istinto vostro? Sarà più aperto o no? A istinto, quando cambiano i regolamenti, so. Sicuro cambierà il vincitore, perché sicuro, chi fa i regolamenti della Formula 1 deve essere completamente pazzo se li fa rivincere la Mercedes per altri 7 anni, ci sfondano i maroni, perciò impassibile. Quello che è certo è che quest'anno e probabilmente anche l'anno prossimo dovremo accettare il fatto che quelli lì grigi sono bravi, non vincono per fortuna, vincono perché hanno fatto un sacco di investimenti, perché hanno un pilota che non sbaglia mai e anche se a noi non sta simpatico ci tocca ammetterlo, Hamilton è un asso del volante, e c'è il rischio che continueranno anche l'anno prossimo perché le macchine saranno così come le abbiamo viste quest'anno, perciò noi speriamo in qualcosa di diverso, ma loro saranno comunque forti. 2021 però che ci lascia la possibilità di intravedere qualcosa di diverso. Speriamo, dai. Ma secondo me dai, anche già da Spa, ma non bisogna buttarsi giù. Vedi che è più ottimista, No, però Spa e Monza, noi siamo fissati, Spa vince la Ferrari, a Monza c'è un sacco di gente, facciamo un sacco di feste e rivince la Ferrari e ci divertiamo. Perciò noi su questo siamo fissati perché l'unico vero punto di forza non è la velocità sul dritto, perché là c'è uno o due ragazzi che lavorano per la Ferrari e sono anche parecchio bravi. 4, 5, di più, tanti. Qua siamo una squadra, perciò il punto forte della macchina è velocità sul dritto. Le piste in cui c'era tanto dritto hanno rischiato di vincere per errori, non ce l'hanno fatta. Io dico che Spa e Monza non li fanno perché precedono la nostra gara di casa, hanno bisogno della vittoria. Mi piace questa tua sensazione, vogliamo crederci fino in fondo, anzi siamo sicuri anche noi. Arriviamo alle domande dei più piccoli. Due fan. Qual è il pilota del passato o del presente che vi emoziona o vi ha emozionato di più? Allora, questa la faccio anche a tutti e tre. A tutti e tre, vai Luca. Allora, non ero ancora nato, ma Senna sicuramente. Senna, beh. Penso di aver visto tutte le sue gare negli ultimi 10 anni nei video. Guarda, io è uno dei motivi per cui sono contento di avere qualche anno in più di te, perché l'ho visto all'opera e sono felice di questa cosa. Io invece per quel motivo avrei voluto essere nato negli anni 80, se per aver magari avuto 15 anni mentre Senna dominava, aver visto quelle gare veramente bello. Non in ritardo. Facciamo però anche un applauso a questo ricordo perché ci vuole sempre. Davide, che dici? Non so, dico che del presente mi emozionano i gesti. Quelle poche volte che Vettel riesce a superare Hamilton lo fa con una cattiveria inaudita, perché perde quasi sempre, perciò si incazza come una bestia e quando ce la fa è emozionante. Verstappen, testa di rapanello, che va sempre all'attacco, a me è un pilota che fa impazzire e io penso che tutti i piloti sognano di avere quel tipo di talento. Poi che non corre per noi, non corre per i nostri colori e ci sta un po' antipatico, ma è indubbiamente forte. Il talento nei sorpassi di Ricciardo, che ora è un po' sottovalutato perché Ricciardo corre per un team che non è fortissimo, ma lui ha quei colpi eccezionali che vengono forse 2 volte all'anno, ma sono da numero uno al mondo. Qual è il pilota più figo di tutti? Questa la faccio a lei però, ragazzi. Il più bello, qui non parliamo del più bravo, parliamo del più bello.
Allora, Balsecchi. Allora, no, Kubica non è bellissimo. È il nostro amico, ma non è bellissimo. Ma no, ma te sei bellissimo. No, ora ho creato Kubica. Sei bellissimo. No, aveva Kubica, sì. Ce n'è di bellini, Però ti dico che Hulkenberg è un gran figo e molto bello. È un po' sfigatello, no, non è un brillantissimo. No, è un po' riservato, ma è carino e gentile. Dai, ma qui devi capire che scatta anche un po' l'autodifesa del maschio, capito? Non è che noi possiamo dirti lui è più figo di me. Quello che Davide, quando c'è nei nostri studi uno, gli dici sempre quanto sei bello, di chi è? No, a me fa impazzire Ricciardo, no, io quando ero sotto al podio gli gridavo, sei bellissimo Ricciardo. No. Ah, Carlo Sainz è bellissimo. E soprattutto è uno dei più allenati e mette le foto senza la maglietta. Perciò è bello e si piace anche parecchio. Io dico Sainz è più figo. Allora, la domanda che chiedono è: come è nata la vostra coppia giornalistica? E soprattutto a te, ti trovi bene bene con lui? Me lo chiedono. Intanto tu non lo sai, ma io ho passato l'esame di giornalismo e ho battuto come risultati Federica Mazzolini. Intanto! Ma quale? Dell'Accademia della Melunera? Io sono Tarello, non ho studiato. No, non è vero. È nata così in TV perché ci hanno messo uno vicino all'altro. E poi la sintonia è nata dal fatto che siamo matti uguali. Io lo sembro un po' meno di lui, ma effettivamente gli tengo testa da quel punto di vista. Che ci divertiamo un sacco, che siamo coetanei, che ci piace fare tante cose simili anche fuori dalla pista, che ci piacciono le macchine, che ci piace la velocità, che ci piace il calcio, e quindi ci ritroviamo a vedere le partite, tifiamo per squadre diverse, quindi battagliamo anche lì, litighiamo sul lavoro come Sandra e Raimondo, perché sul lavoro io sono un po' più precisa di lui e lui un po' meno di me, quindi io ho quasi sempre ragione, lui ha quasi sempre ragione. Biasimo un sacco la sua fidanzata perché poverina, cioè capisci, avere a che fare con un tizio così, però gli faccio da badante in giro per il mondo. Beh, anche tanti di noi sono invidiosi del tuo il fidanzato, però va bene, uguale, ragazzi, sono stati simpaticissimi, gli facciamo un applauso meraviglioso. Allora, poi sono d'accordo che sfidi il miglior tempo? Entro con uno dei gruppi. Ah, a proposito, mi dicono che ci sono le ultime 4 liste di prenotazioni, poi purtroppo non abbiamo più tempo perché alle 18:30 dobbiamo chiudere la pista perché inizia l'aperitivo. Sai che in Veneto stasera è spritz time, va bene? Che voi non lo sapete, ma anche io e Davide abbiamo origini del nord-est. La sua mamma è friulana, il mio papà è friulano, quindi siamo quindi anche state noi qui a bere uno spritz con noi più tardi. Ovvio, non potrebbe essere altrimenti. Ragazzi, un applauso meraviglioso. Ricordo che se volete fare anche delle fotografie, autografi, siamo lì.